Ciao a tutti. Troppe volte è capitata un'obiezione del genere alle tesi di Severino, un'obiezione che non tiene in considerazione quello che esse affermano. L'obiezione in questione afferma che il divenire non sarebbe nichilistico in quanto non implicherebbe l'annullamento o la produzione di alcun aspetto della realtà. Quindi di nessuna determinazione, di nessuna configurazione, di nessuna relazione tra le cose e le stesse determinazioni, ma semplicemente implicherebbe la trasformazione. Ma appunto questa obiezione non tiene in considerazione ciò che Severino ha mostrato, ad esempio, riguardo al concetto della trasformazione. Severino ha proprio mostrato il contrario, cioè che il concetto del divenire nichilistico non riesce ad evitare l'implicazione dell'annullamento e della produzione assoluta di alcuni aspetti della realtà, e che la trasformazione stessa, come concetto, implichi l'annullamento e la produzione di qualche determinazione. La trasformazione è anche quello. Quando infatti si ritiene che A si trasformi in B, pensando che così si elimini, si risolva, si eluda il problema dell'annullamento di A e della produzione di B, non si fa assolutamente i conti con l'oste, cioè con quello che concretamente le tesi di Severino mostrano. E si finisce con il trattare la forma A, la forma B, e quindi tutte le caratteristiche, le determinazioni che in atto, nel concreto, costituiscono A e costituiscono B, come nulla. Infatti, nella presunta trasformazione di A in B, la forma di A in quanto tale sarebbe annullata, perché se si conservasse in quanto A, dovrebbe apparire pure in B. Prendiamo il celebre esempio della legna che brucia. In T1 abbiamo la legna, in T2 abbiamo la legna con la legna con la fiamma, in T3 la cenere. Da T1 a T2 a T3, secondo il divenire, avviene una trasformazione, secondo l'ipotesi nichilista. E niente viene annullato, tutto si conserva. Ma è falso perché in T3, quando appare solo la cenere, le forme, i colori della legna non appaiono più. Dove sono? Non si può dire che siano conservati in altra forma, perché questo escamotage non permette di risolvere il problema della forma in quanto tale. Cioè la forma in quanto tale, che avevano prima quegli essenti, quelle determinazioni, è per forza annullata nella prospettiva nichilista. Infatti, secondo la prospettiva nichilista, esiste solo il momento presente, attuale. Esiste solo l'apparire empirico, processuale. Non esiste una dimensione superiore della realtà dove tutte le determinazioni, gli aspetti positivi della realtà, tutte quindi le configurazioni, le relazioni, gli stati di cose, esistono da sempre e per sempre, a prescindere dal loro apparire e dal loro sparire dal e nel nostro piano, che secondo Severino è una prospettiva finita rispetto all'apparire infinito. Quindi, siccome secondo la prospettiva nichilista non esiste l'apparire infinito, non esiste l'eternità di tutte le configurazioni, di tutte le cose della realtà, allora l'unica cosa che esiste è il presente, secondo essa. E nel presente attuale è autoevidente che non esistano tutti i contenuti della realtà, né quelli passati né quelli futuri, che quindi sono considerati dei nulla, come ciò che nel passato non esiste più e rispetto al futuro non esiste ancora. Lo ripeto, in T3 le determinazioni della legna in quanto tali non appaiono più nel piano finito, e siccome il nichilismo afferma l'inesistenza di un piano ulteriore rispetto a questa nostra dimensione, allora, in T3, non essendoci alcuna traccia di quelle determinazioni, si dovrebbe affermare che della loro precedente forma
vi è il nulla, nel senso che la loro precedente forma è stata annullata. Non si può dire che sia conservata, è come dire che il rosso si trasforma in verde e rimane conservato sotto forma di verde il rosso, ma il rosso è rosso, non è che si possa dire che rimanga conservato il rosso se non appare più il rosso, ma è solo verde. È così come le forme e i colori della legna, che non sono quelli della cenere, non si può dire che rimangano in atto presenti nella loro concretezza quando subentra la cenere. Quindi bisogna ammettere che il concetto di trasformazione implichi l'annullamento di qualche cosa, di qualche aspetto positivo. Ma il problema è che i materialisti nichilisti, soprattutto quelli che non hanno, diciamo, presente tutta questa problematica, neanche si accorgono del considerare e del trattare aspetti positivi della realtà come dei nulla, come dei non essenti, come se non fossero essere anche quelli e quindi come se non fosse problematico a dir poco, se non proprio contraddittorio e diciamola tutta autonegantesi il prospettare il loro annullamento o la loro produzione. E la stessa cosa vale al contrario, appunto, per il concetto di produzione. Le determinazioni della cenere in T3 esistono secondo l'esempio che ho fatto prima, lo schema, ma in T2 e in T1 certamente no. No, non solo perché in T1 e in T2 non apparivano ancora le determinazioni della cenere, ma anche perché se fossero per assurdo state già presenti, non sarebbero state prodotte, sarebbero state già preesistenti prima di prodursi, il che è un'evidente quanto innegabile autocontraddizione. Per cui il concetto di causa, che è l'unico concetto che potrebbe giustificare nell'ipotesi materialista nichilista la regolarità dei fenomeni, appunto l'apparente trasformazione delle cose, eccetera, non può sussistere. Perché se la causa includesse già totalmente tutte le determinazioni che compongono integralmente l'effetto, l'effetto sarebbe preesistente prima di prodursi e quindi non sarebbe causato dalla causa, che quindi non causando un bel niente, in quanto già tutto sarebbe preesistente, non sarebbe causa. E quindi non avremmo né la causa, perché per essere tale dovrebbe creare qualcosa, e non avremmo di conseguenza neanche un effetto che sarebbe tale solo rispetto a una causa che l'avrebbe prodotto. Ma lo ripeto, non solo questo è autocontraddittorio, ma è proprio negato dall'evidenza, nel senso che nel piano della nostra esperienza non appaiono le determinazioni future nello stato presente. Non appare già il colore, la forma e tutte le altre caratteristiche della cenere mentre c'è ancora la legna che deve ardere, o mentre la legna sta ardendo. E allora quelle configurazioni, quelle nuove determinazioni, non essendo già presenti negli stati presenti attuali della realtà, si deve dire che vengano fuori dal nulla, a maggior ragione. Ma se vengono fuori dal nulla, c'è un altro problema. Abbiamo visto che se, ed è negato dall'evidenza, qualora esistesse solo il piano empirico come prospetta il nichilismo e non esistesse l'apparire infinito, se la causa contenesse già tutte le determinazioni, non sarebbe causa, non produrrebbe niente perché tutto già sarebbe preesistente prima di crearlo. Ma d'altronde, se la causa creasse qualcosa, anche un minimo aspetto, quel minimo aspetto proverrebbe in realtà dal nulla. Quindi in entrambe le situazioni si va in contraddizione, non c'è via di uscita da questo problema. E perché anche in questo secondo caso si va in contraddizione, si va in errore? Ma perché se la causa dovesse produrre anche solo un minimo aspetto non già preesistente, da dove lo tirerebbe fuori visto che non lo conterrebbe già in se stessa? Il concetto di trasformazione anche come produzione e creazione di nuovi aspetti è contraddittorio perché quei nuovi aspetti fossero anche una minima parte di quello che poi viene fuori nel presunto processo della trasformazione. Sarebbe un qualcosa, un quid proveniente dal nulla, in quanto non già
contenuto negli stati precedenti. Il concetto di trasformazione è intrinsecamente contraddittorio. Il divenire nichilistico è contraddittorio. E attenzione, quando poi si mostra in maniera plateale, evidente tutto questo, come ha fatto Severino, sovente si ricorre a un altro equivoco, a un altro grande fraintendimento. Cioè il ritenere che il divenire sia evidente, che sia evidente la trasformazione delle cose in altro da sé. Che sia evidente che la legna si trasformi in cenere, ma no, assolutamente no. Questa non è assolutamente un'evidenza effettiva, è una fede nichilista, è un'interpretazione che neanche è saputa come interpretazione. E mi tocca ripeterlo, nonostante non fosse l'oggetto, diciamo, diretto di questo video, perché altrimenti già posso anticipare le altre obiezioni che verrebbero fuori, perché quando la maggior parte dei nichilisti poi è messa di fronte all'evidenza inequivocabile della contraddizione profonda della loro prospettiva, poi ripiegano su queste altre obiezioni, cioè trovano tutte le scuse possibili per evitare, per cercare di evitare di prendere consapevolezza della contraddittorietà del nichilismo. Allora, qual è quindi, il ripiego, diciamo, in questo caso? Continuare a dire, nonostante ciò sia stato ulteriormente smontato, cioè sia stato già smontato da Severino e mostrato anche da me, che il divenire sia un'evidenza innegabile e che quindi se la logica rigorosa porta a mostrarne la contraddittorietà, peggio per la logica, perché tanto l'evidenza appare e apparendo è indiscutibile. Il problema è che non appare quell'evidenza di cui parlano i nichilisti. Non si avvedono del fatto che in realtà è un'interpretazione che ci sia il divenire come trasformazione. Perché loro non si avvedono del fatto che quello che appare è innanzitutto un insieme di qualità sensibili, ma presuppongono, seguendo il pensiero comune, che il mondo sia un insieme di cose, di oggetti unitari, e non invece qualcos'altro, una struttura un po' più diversa. E quindi presuppongono che ci sia la legna come un oggetto o aggregato di atomi e che si trasformi, cioè presuppongono, seguendo la fallacia dell'appetizio principi, quello che invece si dovrebbe dimostrare, cioè che il mondo sia un insieme di cose e non invece una struttura di determinazioni di qualità sensibili. Quella che noi chiamiamo legna, quello che noi chiamiamo corpo, mondo, è sul piano dell'esperienza sensibile, quindi di ciò che in parte compone l'esperienza fenomenologica immediata, è un aggregato di qualità sensibili. Cioè il mondo che si manifesta nell'esperienza sensibile immediata è innanzitutto un insieme di colori, forme, di qualità primarie e secondarie che già Berkeley e Hume avevano mostrato essere soggettive e non nel senso che fossero intese da loro come create arbitrariamente dal soggetto, no, soggettive nel senso che pur essendo non prodotte dal soggetto, ma comunque esistenti solo nel soggetto. In una mente, nelle menti, nelle coscienze, in quanto Berkeley e Hume hanno mostrato che le qualità sensibili sono mentali e in senso diverso da quello che un materialista nichilista può intendere con il concetto di mentale. Mentale non vuol dire una rappresentazione astratta, impalpabile, né in Berkeley né anche in Hume. Certamente in Berkeley assolutamente no, perché Berkeley mostra che quello che noi chiamiamo mondo è un insieme di idee sensibili. Idee non perché appunto prodotte dalla mente, dal soggetto o pensate volontariamente. Idee in quanto sono presenti nel piano mentale e sensibili perché nell'essere percepiti questi contenuti sono esistenti solo nell'esperienza di chi li esperisce.
E quindi il colore, la forma, l'estensione esistono in quanto appaiono nella prospettiva coscienziale di chi li osserva. La prospettiva coscienziale non è esterna dalla mente, e quindi in questo senso i contenuti che noi esperiamo sono mentali, non in altro senso. Tra l'altro, secondo Berkeley, il mondo è già tutto contenuto nella mente di Dio, sotto forma di idee, appunto, idee sensibili. Che vuol dire? Che sono pensate da Dio. E qui forse c'è in parte un residuo nichilistico, è vero, in Berkeley, oltre che il dogmatismo ingiustificato. Però vi sono anche delle analogie con l'eternalismo severiniano. Le idee sono chiamate sensibili perché sono visibili e tangibili, cioè c'è un innalzamento del valore ontologico delle idee che sono erte a oggetti concreti nella prospettiva di Berkeley. È come se ci fosse un ribaltamento. Le idee, nel caso del mondo, sono talmente, diciamo, tangibili, concrete e sostanziali da essere materiali. Il mondo è un pensiero materializzato, potremmo dire, secondo Berkeley. Invece la materia, intesa come sostanza esterna, è ridotta da Berkeley, cioè è riconosciuta da Berkeley come un'idea contraddittoria, quindi come un fantasma, una sorta di nulla astratto, perché posto al di fuori di ogni prospettiva, sarebbe privo di qualità sensibili, sia primarie e secondarie. E quindi un mondo materiale senza qualità primarie e secondarie sarebbe un nulla fisicamente. Cioè non avrebbe un'estensione, una forma di alcun tipo, perché se lo immaginassimo di una qualunque forma, di una qualunque estensione, di un qualunque colore, se immaginassimo una qualunque sua parte da una qualunque prospettiva, la staremmo immaginando da una prospettiva. E però il materialismo ontologico ritiene che il mondo esista al di fuori di tutte le prospettive, umane, animali, eccetera, e che esista oggettivamente, indipendentemente da quelle prospettive. Per cui, se esistesse materialmente al di fuori delle prospettive, non potrebbe avere nessuna forma, nessuna estensione particolare, perché se le avesse, sarebbe allora incluso in una prospettiva. Perché le qualità sensibili non possono esistere in forma particolare al di fuori di una prospettiva. Quindi al di fuori di una qualunque prospettiva sensibile, coscienziale, le qualità sensibili sarebbero in forma astratta, cioè assoluta, che vuol dire che non sarebbero niente di quello che noi intendiamo con qualità sensibile, che non sarebbero niente di quello che noi intendiamo quando pensiamo all'estensione, alla forma, al colore e a tutte le altre qualità connesse e inscindibili da quelle. Per quello, lo ripeto, dire che il mondo al di fuori della coscienza, del pensiero e dell'esperienza sensibile, sia materiale significa contraddirsi perché certamente non sarebbe materiale, se con materiale intendiamo sensibile e quindi dotato di queste caratteristiche che noi chiamiamo sensibili, e che se esistessero al di fuori di ogni prospettiva, non sarebbero certamente quelle di cui noi abbiamo esperienza, ma sarebbero, attenzione, tutta un'altra cosa, talmente altro da quello che noi intendiamo con queste caratteristiche, da essere scorretto chiamarle qualità sensibili. Sarebbero di altra natura per il semplice fatto che se fossero simili a queste qui, allora sarebbero a loro volta all'interno di una prospettiva sensibile. Non potrebbero essere simili a queste, ma essere totalmente astratte e slegate da qualunque prospettiva. È impossibile. Quindi se mai esistessero, sarebbero talmente altro da non essere proprio quello che noi intendiamo. Quindi è come se, pensando che ci sia un'estensione assoluta delle cose, una forma assoluta delle cose al di fuori della nostra prospettiva, noi stessimo ponendo un'estensione, una forma assoluta delle cose, talmente altro da quelle che noi intendiamo con estensione e forma particolare,
da essere proprio un'altra cosa, cioè da non essere proprio, attenzione, l'estensione è la forma di cui parliamo. Ma a questo punto però sorge un problema, se la vera estensione sensibile, assoluta, misteriosa delle cose, la loro vera forma sensibile, fosse tutt'altro, ma talmente altro rispetto a quelle che noi conosciamo, non solo sarebbe scorretto chiamarle sensibili a quel punto, ma se fossero totalmente altro, non sarebbero proprio forme ed estensioni. Come si potrebbe sostenere che ci sia un'estensione, una forma di un qualcosa totalmente altro da quelle che noi usiamo e conosciamo quando parliamo di qualità sensibili? È come dire che esiste un'estensione che non è estesa, esiste una forma che non ha forma. Ed è quello che però, in estreme conseguenze, viene implicato dal materialismo ontologico. Berkeley, grandissimo, geniale filosofo, molto sottovalutato, non ha fatto altro che far notare questo. Severino, il più grande dei filosofi, ha mostrato implicitamente anche la correttezza di una parte delle tesi di Berkeley, di quella parte non contaminata dal dogmatismo e da un certo residuo nichilistico, potremmo dire. Ora, perdonate questa digressione su Berkeley e le qualità sensibili, però appunto era per far notare che il mondo che appare è innanzitutto un insieme di qualità. E questo Berkeley lo ha mostrato facendo notare che le secondarie sono soggettive, come già ai tempi di Locke si era riconosciuto, ma anche le primarie però, perché Berkeley ha mostrato l'inseparabilità delle seconde dalle prime e viceversa. Non potrebbero esistere qualità secondarie senza le primarie, ma neanche le primarie senza le secondarie. Per cui se le secondarie sono soggettive, anche le primarie devono esserlo. Inoltre, Berkeley ha mostrato anche che tutte le qualità immediatamente esperite nel piano sensibile sono soggettive. Non possono essere direttamente esperite e non essere soggettive. Sarebbe un controsenso, una clamorosa contraddizione. Allora, siccome ci sono, ovviamente questa è solo una ipersintesi, ci sono tanti argomenti che dimostrano in modo radicale e rigoroso quello che ho qui descritto. Siccome il mondo che noi esperiamo, quindi, è innanzitutto un insieme di qualità sensibili sul piano sensibile, e inoltre è l'insieme di tutti i pensieri, le sensazioni, gli stati d'animo, le interpretazioni che abbiamo del mondo. Il piano fenomenologico, che è sintesi del piano sensibile e di quello degli altri contenuti che ho poc'anzi elencato, sono ciò che compone interamente la nostra realtà. La nostra realtà è fatta di queste determinazioni a livello sensibile e a livello, potremmo dire, psichico, interiore, coscienziale, riflessivo, emotivo, eccetera. Ma non c'è altro innanzitutto, è questo ciò che innanzitutto appare. E non bisogna presupporre che questo che appare sia un mondo diveniente esterno da noi, che noi abbiamo una serie di facoltà che attivamente producono ed elaborano i concetti attraverso le rappresentazioni e le interpretazioni che ci facciamo dell'ambiente esterno. E neanche dobbiamo presupporre di essere un cervello con un corpo che capta un mondo esterno, perché anche questo, fino a prova contraria, è frutto di un'interpretazione che si fonda a partire da quello sfondo più immediato e originario di cui ho parlato prima. Abbiate pazienza, cari oppositori, soprattutto voi che continuate a oltranza a negare questo, abbiate pazienza, le cose stanno così, fino a prova contraria. Nessuno è riuscito a confutare una mezza virgola di questo discorso finora, ma neanche una mezza. E
E invece questo discorso confuta totalmente tutte le obiezioni che sovente vengono fatte. Abbiate quindi pazienza e ascoltate, abbiate la pazienza di ascoltare fino in fondo quello che riguarda tali argomenti, senza presupporre già di avere ragione. Quando poi ragione non avete in questo caso, non avete la minima ragione in questo caso. Siete nel torto, filosoficamente parlando, perché assumete dei pregiudizi come se fossero delle certezze e non tenete in considerazione delle spiegazioni molto più approfondite di quello che voi immaginate, che tengono in considerazione quello che voi pensate a tal proposito, e però mostrandone i limiti e le contraddizioni, cosa che invece voi non sapete, non conoscete i limiti e le contraddizioni delle vostre prospettive. Allora, quindi ci vuole un po' di pazienza e poi il resto viene da solo. Siccome quindi quello che appare è innanzitutto un insieme di qualità sensibili, di colori, di forme che si manifestano, il pensare che il mondo sia un insieme di cose fisiche è un andare oltre l'immediato. E il fatto che noi siamo portati dall'intuizione, dalle interpretazioni a interpretare così il mondo, non è, cioè, come un mondo esterno, diveniente, fisico, eccetera, non è una prova che mostri l'autoevidenza della fede di quelle interpretazioni. Anche in un sogno ci appare un teatro mentale fatto di colori, forme, frame, fotogrammi mentali in sequenza, che appaiono e scompaiono, e apparendo e scomparendo simulano il movimento, il divenire. All'interno del sogno possiamo sognare di avere un corpo e avere tutte le sensazioni che compongono il corpo sensibile. Il peso, il caldo, il freddo, il piacere, il dolore, la fame, il gusto, tutto possiamo vedere, possiamo interagire, o meglio, possiamo avere delle esperienze che noi interpretiamo come vedere, interagire con un ambiente, ma non c'è niente fisicamente con cui interagire. Non abbiamo un corpo dentro il sogno, non abbiamo un cervello che coordina quel corpo, non abbiamo organi sensoriali che possano captare un ambiente esterno. Anche perché tra l'altro non c'è un ambiente esterno, non ci sono fotoni esterni, non ci sono vibrazioni acustiche dell'aria per essere sentite. Eppure noi, per avere l'esperienza di un sogno, basta che esperiamo nel nostro sfondo trascendentale della coscienza l'apparire e lo sparire di diversi fotogrammi mentali, che sono fatti puramente di qualità sensibili mentali. E tutto il rimando al fatto che il sogno è tale perché è vissuto, si è vissuta qualche esperienza, non c'entra assolutamente niente qui, ma proprio niente. Questo è un altro problema. Molte volte si pongono delle obiezioni che non c'entrano proprio nulla con il punto del discorso. Perché che ci sia il fatto che uno sogna solo quello che ha già vissuto e si crede che l'abbia rielaborato non dimostra che il mondo di veglia esista fisicamente al di fuori delle coscienze e il sogno no. Al massimo dimostrerebbe che l'esperienza del sogno avviene dopo l'esperienza che abbiamo avuto da svegli, ma questo ordine di relazione non dimostra che automaticamente il mondo che noi viviamo da svegli esista fisicamente al di fuori della nostra prospettiva? Assolutamente no. Tra l'altro, addirittura si possono fare dei sogni nei sogni, dove il sogno successivo è influenzato, o così sembra, dal sogno precedente. A volte a me qualcosa del genere è capitato, dove i falsi risvegli addirittura 6-7 volte, dove il sogno precedente sembrava influenzare quello successivo. Allora, seguendo quella logica, avrei dovuto pensare che prima mi trovassi in un mondo fisico e poi in un sogno. No, ovviamente è fallace. Quindi l'ordine, il fatto che ammesso
che si possa sognare solo quello che si è già vissuto rielaborandolo, non dimostra in alcun modo che il mondo di Veglia esista fisicamente. Al massimo, e magari ci faccio un video solo per chiarire quest'altro equivoco, dimostrerebbe un ordine primario del mondo di Veglia, cioè che è primario e che viene prima dell'esperienza del sogno, ma finisce lì la necessità. Non c'è quell'ulteriore insieme di implicazioni che i materialisti molto frettolosamente vorrebbero subito affermare. E no. Allora, in filosofia si deve ragionare sempre in modo rigoroso, non quando e dove pare e piace. Si deve iniziare a ragionare in modo rigoroso dal punto di partenza, cioè dall'originario, dal mondo per come appare, non per come crediamo che sia, come fanno molti materialisti che credono di avere a che fare direttamente con il mondo, ma hanno a che fare con la loro interpretazione del mondo, già stabilita a priori, a monte. E che non fanno altro che cercare di confermare con le loro ipotesi, con le loro opinioni, non cercando quindi la verità, la comprensione effettiva delle cose, ma solo ciò che conferma le loro ipotesi di partenza. Così stanno le cose. Allora, bisogna prendere consapevolezza di tutto questo e fare i conti con questi problemi. Poi sì, ci sono altre differenze tra la veglia e il sogno, e chi le nega? Ma questo non dimostra che il mondo di veglia esista fisicamente, e dimostra al massimo che, per quel che ne sappiamo, il mondo di veglia è un livello di realtà che funziona diversamente rispetto al livello del sogno. Mentre il mondo di veglia funziona in modo oggettivo e coerente per tutti, seguendo dei nessi necessari, delle regole coerenti e valide per tutti, nel sogno non accade questo. Ma di nuovo, questo non dimostra che il mondo esista fisicamente. Se per esempio prendiamo in considerazione non solo Berkeley ma anche Leibniz, si capirebbe facilmente che il fatto di avere un'esperienza condivisa, ordinata e coerente del mondo quando siamo svegli, si può spiegare anche senza assumere l'esistenza di un mondo fisico esterno, in quanto basterebbe pensare che siamo tutte menti, tutte coscienze, sincronizzate, cioè connesse a una realtà, a una fonte, ma che non sarebbe materiale nel senso di fisica, mi spiego meglio. Per avere l'esperienza condivisa di un mondo che sembra fisico e materiale, è sufficiente che nelle menti che esperiscono il mondo, la stessa esperienza, appaiano gli stessi contenuti simili a livello di percezioni, di idee sensibili, atte a simulare allo stesso modo la stessa regolarità fenomenica per tutti. Quindi, attenzione, per avere l'esperienza condivisa di un mondo sensibile, che sembra fisico al di fuori di noi, è sufficiente che nelle menti di chi esperisce questo spettacolo ci sia una connessione con le altre e con la fonte da cui queste immagini, queste sensazioni provengono. E non dobbiamo neanche dare per scontato, come in Matrix, che queste immagini siano elaborate da un cervello. Perché anche il cervello sensibile sarebbe, tra l'altro, un'idea sensibile, quindi non sarebbe la causa delle percezioni e delle idee, ma sarebbe un percepito, un contenuto, a sua volta. Allora chi è che percepirebbe? La mente, la coscienza stessa sarebbe il soggetto di questa esperienza. Poi, se andassimo oltre, potremmo dire che è la realtà stessa, attraverso l'apparire triplice, nella triplice struttura dell'apparire, ad autoesperirsi, ma non attraverso una forma appunto semplice dell'apparire, ma attraverso una strutturazione complessa, come due specchi, uno di fronte all'altro, dove il primo si riflette nel secondo e il secondo gli restituisce l'immagine. Quindi abbiamo tre, diciamo, apparire: il primo che è il primo specchio, il secondo è il secondo specchio, il terzo apparire è il riflesso del primo nel secondo, che quindi si auto-osserva grazie al secondo. Ed è quindi autocosciente di sé in questo modo qui. Potremmo dire che è un'immagine, diciamo, rappresentativa dell'apparire. Cioè la realtà si auto-osserva in questo modo.
Quindi noi siamo i fotogrammi stessi, potremmo dire, come se il mondo fosse una pellicola, la realtà assoluta, effettiva, una pellicola di fotogrammi che, secondo Severino, nell'apparire infinito sono tutti insieme, sono tutti visti da uno sguardo infinito che li contempla tutti e che è la coscienza infinita, mentre invece da noi sono osservati in sequenza, apparendo e sparendo. Tutto qui. Ora io mi fermo perché ci sarebbero infinite altre cose da dire. Ci sarebbe da approfondire anche il fatto che l'ipotesi fisicalista e materialista non risolva i problemi nichilistici, perché pur ricorrendo all'idea che esistano atomi che comporrebbero le cose, ammesso e non concesso, la struttura fisica della legna, che possiamo chiamare A, non sarebbe la struttura fisica della cenere B. E quindi l'ordine geometrico, la disposizione geometrica degli atomi di A non sarebbe la stessa struttura geometrica degli atomi in B. E siccome Severino ha mostrato che tutto ciò che appare è un essente e non è un puro nulla, per tutto un insieme di motivi che qui non vado a rispiegare, qualora esistesse una realtà fisica, le configurazioni degli atomi sarebbero a loro volta degli essenti, in quanto non sarebbero un puro nulla, ma sarebbe qualcosa che apparirebbe innegabilmente. Per cui anche dire che una configurazione si annulli o si trasformi, il che poi è lo stesso, perché la trasformazione, come ho mostrato prima, implica che qualcosa si annulli, qualche aspetto. E allora che cosa accadrebbe? Che se anche ci fossero gli atomi e quindi una struttura fisica, il nichilismo rimarrebbe comunque presente nell'ipotesi nichilista del divenire. E quindi rimarrebbe sempre una contraddizione. Ora, in questo video non ho spiegato, perché non vorrei rispiegare tutte le cose, perché il divenire è contraddittorio. Qui, in questo video, ho solo fatto notare che nessuna ipotesi nichilista del divenire riesce appunto a emanciparsi dal nichilismo. Cioè, qualunque prospettiva del divenire, tranne quella severiniana, presuppone il nichilismo, che è contraddittorio, addirittura si autonega per una serie di motivi, lo ripeto, che qui non posso spiegare. E questa era solo una parentesi, perché ci potrebbero dire anche altre cose, molte altre su questo punto, per esempio riguardo al rapporto cervello-mente, riguardo all'emergentismo, riguardo al problema della coscienza, ci sarebbero ulteriori considerazioni da fare, che rendono ancora più problematica l'ipotesi fisicalista del divenire. E quindi la rendono addirittura più problematica di una visione idealista nichilista. Chiariamoci, sia una visione idealista nichilista, sia una visione materialista nichilista sono entrambe contraddittorie, ma la prospettiva materialista lo sarebbe addirittura di più, perché si aggiungerebbero ulteriori errori rispetto a quelli già presenti in una forma idealistica, diciamo, di prospettiva idealista della realtà. Ora io concludo dicendo che l'idealismo di Berkeley è uno di quelli che più si può salvare, almeno in parte, integrandolo nel modo giusto nelle tesi di Severino. Anzi, io penso che una parte di quelle tesi confluisca addirittura spontaneamente in quelle tesi, così come in parte anche il sistema di Leibniz confluisce per quanto riguarda il rapporto delle monadi, armonia prestabilita. Certo, ovviamente in chiave non nichilista, in chiave non diveniente, questo sì, però ci sono anche delle analogie. Va bene, io mi fermo qui. Quindi, cari amici e anche cari oppositori, contestatori, dovete avere la pazienza di ascoltare. Prima ascoltate attentamente quello che viene detto e poi beh, provate a porre delle critiche. Se non si viene ascoltati, poi non è giusto anche che si pretenda poi che il sottoscritto fornisca delle risposte già date. Quante volte mi sono state fatte obiezioni già anticipatamente trattate, risolte e confutate in altri video?
Molto spesso capita che delle persone subentrino con dei commenti come se io non avessi mai spiegato nulla di quel tipo di argomento, come se non avessi neanche preso in considerazione l'obiezione che loro andavano a fare e come se Severino non l'avesse mai tenuta in considerazione l'obiezione di quel tipo o di qualunque altro tipo del genere. Invece è stato quello che vorrei che fosse chiaro per i vari contestatori, è che tutto quello che voi potete immaginare e concepire come obiezione, quasi certamente è stato già tenuto in considerazione da me e quasi sicuramente, se non proprio certamente, da Severino. Quindi prima di fare un'obiezione, cercate nei miei video se è stata già spiegata, perché al 99,999 periodico per cento è stata già affrontata. Va bene? Chiariamo una volta per sempre questo fatto. È un po' una seccatura a volte dover rispondere continuamente a delle obiezioni a cui si è data già risposta, soprattutto se chi poi le pone come se non fosse mai stata data una risposta. È come se ogni volta si dovesse ricominciare da capo, come se il passato fosse stato annullato. E questo è un po' un paradosso, ecco. Va bene, dai, fa niente, fa parte anche un po' del gioco di YouTube, però gradirei che prima di porre qualche obiezione ci si documentasse bene, cioè si guardassero almeno le playlist principali, dove quasi certamente avrò trattato anche anticipatamente la maggior parte delle obiezioni, i video principali, e poi dopo magari si inizia a pensare di poter porre qualche obiezione. Grazie ancora e alla prossima. Buona vita a tutti.